Sì, ho messo una domanda, lo so che non sei un designer, però che è possibile rendere più ecosostenibile il mondo anche solo partendo dalla riprogettazione degli oggetti? Questa cosa te l'ho scritta perché un cliente con cui ho collaborato ha fatto i piattini per metterci il sakè, la salsa quella del sushi, ok? Praticamente l'ha fatta leggermente più alta in maniera tale che ci stesse dentro meno liquido e quindi le persone consumassero meno quella bottiglia e poi ha inciso davvero sul consumo. Questa cosa può davvero fare la differenza oppure è solo qualcosa di apparente? Ma allora, beh, tu invece sei un designer e quindi mi aiuti, no? La riflessione che faccio, e la faccio davvero con te, accompagnami, per quelli che sono invece stati anche qui, come dicevo prima, i rapporti che ho con i designer, che ho con i costruttori di manufatti e con i distributori di quei manufatti. È di due tipi. La prima è, come dicevi tu, la percezione. Quello è uno strumento percettivo. È quello per cui se andiamo nei ristoranti di classe ci portano il piatto grande così, perché? Perché così ci danno meno da mangiare, ma noi sembra di mangiare tanto. È vero. Allora, questo è un trucco di marketing percettivo, che è viva. Noi lo abbiamo utilizzato, per esempio, in una grande competizione sportiva. Sì. L'abbiamo utilizzato sia al Tour de Géant che al Giro d'Italia, Torre. dove con le rispettive organizzazioni ci siamo accorti che c'era troppo spreco di cibo. Come mai c'era spreco di cibo? Per il meccanismo perverso del marketing percettivo, cioè ti do una scodella grande, così ti do l'idea che ti do tanta roba da mangiare. Ma nel caso del Giro d'Italia, quella roba da mangiare è uno sfizio, perché chi va per guardare i ciclisti, non va per mangiare. E quindi, anche se gli dai meno roba, chi se ne frega, cioè non c'è una necessità commerciale di darti tanto, ancor meno una necessità reale per cui chi va lì deve mangiare. E quindi abbiamo ridotto le scodelle, semplicemente, no? Così lo abbiamo fatto al Tour de Géant, perché Tour de Géant, io ho avuto la fortuna anche di farlo, e tu sai, forse io Sì, corro lo so, lo con i so. rifiuti e mi sono appassionato dell'ultra trail running. Beh, da dentro, vivendola, sappiamo benissimo che chi arriva lì, soprattutto i primi 2 o 3 giorni che corre tutto il giorno e notte, non ha fame, o meglio, gli si chiude lo stomaco e allora viceversa, se però ha tanta fame si piglia 2 volte, non è che deve avere. Invece lì ci siamo accorti che l'assistente dell'atleta andava a riempire queste scodellone con tanta pasta, salvo che poi l'atleta ne mangiava 2 robe e lo lasciava lì. Allora abbiamo ridotto comunicandolo, perché questa è l'importanza, no, della comunicazione. Dice, guarda, abbiamo tra l'altro fatto con dei nutrizionisti. Questa scodella contiene 70 grammi di pasta, che è sufficiente per il consumo che tu hai fatto. Ne vuoi 2 volte? Evviva, non c'è limite, puoi prendere 2, 3, 10, ma sappi che lì ce n'è a sufficienza. Oh, e con quello abbiamo ridotto del 20% lo spreco alimentare. Quindi sono misure, come ti dicevo prima, percettive. C'è poi un designer funzionale invece. Io sono innamoratissimo di Thomas Rau, architetto olandese che ha coniato questo passaporto dei materiali. Questo, lui ha anche fatto la carta dei diritti universali dei materiali, basandosi su un concetto, se vuoi, detta così, semplice e banale, cioè un materiale, una volta prodotto, deve poter essere seguito per tutta la sua vita, fin quando proprio di vita non ne ha più, e allora, esattamente come un uomo, gli si fa la sepoltura, cioè devo sapere quando lui non ha più diritto di esistere, che cosa diventa. Allora, questo
cambia totalmente la visione dei materiali che abbiamo tra le mani, a partire dalle nostre case. Cioè io posso fare una casa che monto e smonto, cioè, e quando la decostruisco, posso decostruirla nei suoi elementi costitutivi, e quegli elementi, quando non servono più a fare la casa, serviranno a fare qualcos'altro. Come un'automobile, come se ogni elemento dell'automobile avesse un transponder che quando demolisco la macchina non la schiaccio e basta, ma la decostruisco, la Costruisco. disassemblo e avvio a recupero ogni singola parte. Questo vuol dire cambiare totalmente perché il designer disegna per costruire, per decostruire. Esatto, Se esattamente. riuscissimo a fare questa roba qui, beh, abbiamo risolto gran parte delle nostre problematiche di gestione dei rifiuti, di emissioni, di accesso alle risorse, di democrazia complessiva, di distribuzione delle risorse, eccetera.